Il Paradiso, spoiler 25.4, Tancredi discute maggiordomo, Elvira indifferente con Salvo. Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. A partire dalle ore 15.55 circa. Nel corso dell'episodio di martedì 25 aprile non mancheranno i colpi di scena. In particolare l'attenzione sarà posta su Tancredi, il cui atteggiamento desta diversi sospetti nelle persone che lo circondano, soprattutto sua moglie. Suo fratello e Vittorio stanno nutrendo seri dubbi, poiché credono che possa essere coinvolto in qualche modo nell'incendio del mobilificio della famiglia Frigerio. Nel corso dell'appuntamento del 25 aprile con Il Paradiso delle Signore, anche al negozio milanese si apprestano tutti a festeggiare il giorno dell'anniversario della liberazione. Al magazzino, per l'occasione, decidono di organizzare una festa di beneficenza. Intanto Clara si prepara per la sua gara ciclistica. Per lei è un giorno molto importante. Dopo gli allenamenti duri ai quali si è sottoposta, anche se alla fine tornerà a casa con una notizia negativa, rimarrà infatti coinvolta in un piccolo incidente. Nel frattempo, Elvira capisce di doversi mettere l'anima in pace, non ha più intenzione di compiere dei tentativi per conquistare Salvo. Anzi, inizia a fingere che per lei sia soltanto un amico, dato che lui non fa alcun passo nella sua direzione. Intanto, Flora non riesce a sopportare che il suo fidanzato le stia mentendo, Umberto continua a cercare di rintracciare Adelaide. Poiché è molto preoccupato della sua sparizione. La giovane Ravasi però non accetta di essere tenuta all'oscuro e quindi dà un ultimatum al commendator Guarnieri. Gli offre due possibilità, dimenticare la contessa per sempre oppure interrompere la loro relazione. Intanto Roberto Landi è sempre più convinto che tra Gemma e Marco ci sia qualcosa che vada ben oltre la semplice stima e amicizia. Tuttavia, per il momento sembra essere l'unico ad avere questo sospetto. Nel frattempo, Vittorio assiste a una scena importante che lo lascia alquanto perplesso, video, vede Tancredi mentre discute animatamente con il maggiordomo. Questo fatto non fa altro che aumentare ulteriormente i sospetti nel direttore del Paradiso. Il quale inizia sempre più a credere che possa essere proprio Sant'Erasmo l'artefice dell'incendio alla fabbrica della famiglia di Matilde.